E proprio a seguito del rapido incremento di casi della nuova influenza in Italia e in Alto Adige, il Ministero della Sanità ha emanato una nuova circolare con le misure generali da far adottare per ridurre la diffusione dell'influenza. Noi abbiamo sentito in merito il primario del reparto malattie infettive dell'ospedale di Bolzano, il dottor Peter Mian. La situazione è sotto controllo dal punto di vista clinico, dal punto di vista epidemiologico. Adesso sicuramente i dati non sono più così sicuri, d'ora in poi non saranno più così sicuri perché non c'è più il dato microbiologico. Cioè, con questa circolare che il Ministero ha mandato, si prende atto che la malattia, che il virus è presente nel territorio nazionale e perciò non bisogna più andare a ricercare il virus se c'è o non c'è. La diffusione di questo virus ormai ne viene preso atto e la diffusione sarà come con tutte le altre influenze, andrà avanti nella popolazione e perciò se uno ha la sintomatologia per un'influenza viene fatto diagnosi di influenza e questo viene notificato al competente ufficio d'igiene. Secondo lei è giustificato tutto questo allarmismo da parte della popolazione? Allora, attualmente l'allarmismo non è giustificato perché si tratta di una banalissima influenza, come anzi più banale di quelle che ci sono in giro durante l'inverno. L'unica cosa che c'è è che questo è un virus nuovo. Allora, non possiamo ancora dire come si svilupperà questo virus. Dei virus si sa che possono diventare più cattivi o possono diventare più buoni. Bisogna vedere quale strada che prende questo virus. Se prende la strada dei più buoni, allora il tutto si risolve come una bolla di sapone. Se invece diventerà più cattivo, allora fra qualche mese vedremo com'è la situazione. Poi attualmente non c'è motivo di preoccupazione. Quali sono i sintomi, che si percepiscono con questa influenza? I sintomi sono gli stessi come con tutte le altre influenze, cioè la febbre oltre 38, i dolori articolari, i dolori muscolari, la stanchezza, la fiacchezza e in più naturalmente tosse o rinorea, cioè catarro, mal di gola.